Eccoci qua, sicuramente starò sbagliando, perché infatti non sono partito con l'esultare per la vittoria, perché siamo ancora al 92esimo e 30, starò rischiando un pochino ad iniziare questo post partita adesso, però comunque lo voglio iniziare prima, magari ci sarà qualche altro gol in live o qualcosa, vediamo, magari anche dalla Fiorentina, così partono le smadonne comunque. Nel frattempo che finisce, parliamo un po' della partita. Allora, l'avrò scritto in grande sul titolo proprio, secondo me rigore inesistente il secondo, perché cioè, Dzeko c'ha tutto il tempo del mondo per tirare e non... Eccolo, se lo magna questo. C'ha tutto il tempo per tirare, infatti tira senza nessun problema, poi dopo viene colpito, ma secondo me questo è mai, mai, mai rigore. Quindi... Per me, cioè, la vittoria per adesso è meritatissima, non meritata. Cioè, in quell'azione abbiamo preso un palo, tre miracoli del portiere, e abbiamo preso un altro di due pali. Cioè, partita secondo me strameritata. Cioè, loro non hanno fatto niente, niente. L'unico errore che abbiamo fatto a sta partita, perché partita perfetta dei giocatori della Roma, l'unico errore è stato quel calcio d'angolo che quattro difensori stavano a coprire il nulla, hanno lasciato Milenkovic da solo saltare. Però sicuramente quel rigore è inesistente, ma la partita è dominata, cioè la partita è dominata e meritatissima, cioè stiamo a giocare veramente bene, questo modulo penso sia comunque anche quello che il modulo sta cambiando veramente questa squadra. Vediamo una... Ah, ecco, questo è un altro palo, pure De Colarov, un altro di Mkhitaryan, quindi vabbè, comunque, oltre ai pali, partita secondo me meritatissima. Sblocca la partita alla Roma al 45esimo, fino a quel momento pochissime, pochissime azioni, forse il palo di Colarov, no, il palo di Colarov mi sembra che sia arrivato dopo, però ecco, stanno a far rivedere adesso rigore, per me mai rigore, però la sblocca la Roma appunto al 45esimo su rigore, quello secondo me è giustissimo. Lirola da un calcio proprio a Bruno Perez, se non sbaglio, che quello per me è rigore 100%, 100%, e spiazza il portiere Veretout, grande rigore. Poi pareggia appunto nel secondo tempo la Fiorentina, nel primo tempo fino a quel momento, come vi ho detto, nessuna occasione da entrambe le parti, forse qualche tiro, ma niente di che. E nel secondo tempo sempre dominio Roma, cioè veramente, se andate a vedere le statistiche o comunque se avete visto la partita lo potete dire benissimo. Te prego no, te prego no. Bravo Smalling. Cioè, se avete visto la partita comunque lo potete dire, non penso ci siano problemi a riguardo. Cioè, la Roma ha dominato, ha meritato sta vittoria. Per rigore, vi ripeto, è inesistente, però il gol lo meritavamo. Ovviamente non sto a dire che ce l'hanno dato perché abbiamo meritato. Non dovesse dato e basta, però comunque per me la vittoria per il momento è meritatissima. Poi andiamo appunto in vantaggio. Dopo pali, miracoli del portiere, il palo di Mkhitaryan che ha fatto un miracolo terracciano che poi non si era manco visto all'inizio, cioè l'hanno rivisto dopo con un replay, però ha fatto un miracolo, è andata sul palo. Adesso ci vorrebbe un bel gol di Zaniolo, come sempre, no, ha dato il fallo, no, ha dato la punizione. Comunque, noi ci guardiamo in diretta questa, però comunque per il resto non devo parlare più della partita, cioè partita dominata da Roma, vittoria meritata per il momento, mo guardiamo sta punizione perché non si sa mai, però Fiorentino un tiro in porta, Roma 500, 500 parate de Terracciano, 3 pali, 8 traverse, 76 legni e tutto, quindi per me appunto vittoria meritata. Parliamo migliore e peggiore di entrambe le squadre, migliore della Roma direi Jordan Veretout, oltre per i rigori ma ha fatto una grande partita lì al centrocampo. Intanto guardiamo sta punizione, te prego, dai, fischia, ah, si è messa laterale ancora. Comunque migliore della Roma appunto come ho detto Bruno Perez, anche grande partita, mo facciamo i voti al volo, ok, finita, finita, dai, così, dai, così. Allora facciamo i voti al volo. Paolo Lopez, voto 6. Non è stato mai impensierito, fa poche parate, cioè, ma non ci sono stati mai tiri. La difesa Kolarov, secondo me, tanta tanta roba lì, 6 e mezzo. Stessa cosa per gli altri due, Mancini e Smalling. Smalling pure 7, gli darei, cioè, un muro lì in difesa. Anche appunto a Mancini da un bel 6 e mezzo. Poi a centrocampo, Veretout, 7, pure 7 e mezzo. Diawara, bella partita, 6 e mezzo. Spinazzola, bellissima partita anche per lui, 6 e mezzo anche per lui. Bruno Perez, anche 6 e mezzo. Tutti 6 e mezzo, Mkhitaryan 6 e mezzo, Dzeko 6 e mezzo. E chi è che ha giocato da là?
Pellegrini pure 6-6 più, non è che mi ha fatto proprio impazzire, però comunque non ha fatto una brutta partita. Intanto la Lazio ha vinto 5-1, non so chi abbia segnato il 5-1 comunque. E, peggiore della Fiorentina, a mio parere, è Lirola, che dopo quel rigore ha fatto veramente un macello. Migliore Terracciano, ha fatto dei miracoli assurdi. Veramente un bel portiere. Mo sta sostituendo Dragoschi, che si è infortunato e secondo me sta facendo molto molto bene. Raga, per il resto che bisogna di vittoria meritata, vi ripeto, rigore inesistente perché Dzeko c'ha tutto il tempo per tirare, infatti tira tranquillamente e poi viene colpito dopo, quindi secondo me rigore inesistente che però hanno dato di ladri, 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 a me me ne frega anche cavolo, abbiamo questi 3 punti che sono importantissimi, fino adesso non ne ho parlato, il Milan che pareggia, perde punti contro l'Atalanta e quindi ora si fa molto, cioè si mette molto bene per la Roma, che se dovesse vincere la prossima contro il Torino o comunque il Milan dovesse perdere un'altra partita o pareggiarla anche, è finita e siamo in Europa League diretti. Poi ce la giochiamo l'Europa League quest'anno, magari facciamo il salto di qualità, non dico la vinciamo, però comunque già una semifinale sarebbe buona. Andiamo avanti il più possibile, se possibile. Giocarci magari l'ultima contro la Juve, con i panchinari dei panchinari dei panchinari, così si riprendono bene per Siviglia. Quindi, tantissimi like per altri post partita, domani ore 14 live reaction su YouTube, quindi sempre su questo canale, quindi tantissimi like, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Roma, dagli, è così!